sennò poi potreste anche avere crisi di coscienza che mi avete fatto arrabbiare. Non le sorrento per me i miei esercizi, ok? Quindi fatelo per me se non lo fate per voi. Ok, torniamo al ride. Avete domande intanto? E scusate se ho abusato del vostro tempo. Avete domande per quanto visto finora? SMS o vari che dicono che non si sente, non si vede, no, non sono ancora arrivati. E quindi andiamo avanti. Vi invito a leggere il libro se potete in francese, perché è bellissima anche la lingua che uso, se no, anche in italiano. Allora, striking. Striking, vi ho detto, è un ride che non dà. Che non dà maggiore sicurezza, anche ne da meno, perché non fa altro che aumentare sia le performance, aumenta le performance distribuendo le richieste fra più dischi. Quindi nell'ipotesi, diciamo, ottimistica di avere le richieste equamente distribuite fra tutti i dischi, ottenete un aumento di performance pari al numero di dischi che avete. Come throughput di code di richieste, non ovviamente sulla singola richiesta, non potete avere sulla singola richiesta miracoli. Se il disco vi dà vi ricordo i tre parametri: tempo di sync, ritardo rotazionale e tempo di trasferimento. Se quella somma vi dà un certo numero, non è che il tuo ride riuscite a far meglio. Ma se avete tanti processi che insistono su una partizione facendo richieste, ecco che potete ridurre i tempi di attesa perché la vostra richiesta venga evasa. Ok? Allora, quindi è efficiente non avere ridondanza, è efficiente in particolare se la quantità di dati richieste è paragonabile alla dimensione degli strip. Gli strip sono questi che salto su multipli di blocchi e sono l'unità di separazione, l'unità di split. Voi avete il vostro stream, la vostra sequenza di blocchi, che è come RAID viene visto dal sistema operativo. Questa sequenza di blocchi viene divisa in sottosequenze, tutte della stessa ampiezza, chiamate strip. Perché è più efficiente se l'ampiezza della richiesta è comparabile con la dimensione degli strip? Perché a richiesta corrisponde un accesso a un disco. Se invece è il doppio, in realtà una richiesta verrà separata in due richieste a due dischi differenti. RAID 1 è il cosiddetto mirroring. RAID 1 mirroring ha ridondanza, è in grado di tollerare la rottura di uno qualsiasi di questi dischi. Non posso dire due, perché se siamo sfortunati e si rompono proprio un disco e la sua copia, perdiamo completamente il gatto. In scrittura, per essere coerenti, dobbiamo aggiornare tutte le copie, quindi quando viene chiesta una scrittura, in concorrenza ne facciamo due. Quindi non c'è, non ci sono, o meglio, in questo caso, sì, possiamo farlo in contemporanea, però ci sono dei momenti di coordinamento, per far rispetto a un disco singolo che ha il doppio di capacità. Quindi noi scriviamo per ridondanza metà della capacità,
noi occupiamo, ne so, un tera per ottenere visibile dagli utenti mezzo tera, ok? Su vari dischi. E se, come nell'esempio, noi abbiamo 4 dischi fatti in questo modo, la velocità di scrittura sarà doppia, ok? Perché? Perché si dividono, invece che farlo sempre su un disco, la metà verrà fatta su questi due e la metà sugli altri due, perché possono essere fatti contemporaneamente. Ok? Per la lettura si può fare di meglio. Perché? Perché è vero che i dati sono presenti nelle due coppie, quindi a prima vista potrebbe sembrare la stessa cosa, ma io le richieste di lettura per FIP 2 le posso mandare alternativamente al disco 1 o al disco 3, perché tanto contengono gli stessi dati, e quindi per quanto riguarda l'accesso in lettura io ho 4. Siete d'accordo? Avete capito dov'è il punto? Il costo raddoppia, cioè se per avere un, ovviamente qui c'è il controller, controllo, però a grandi linee, pensando solo al costo dei dischi, però se volete avere RAID 0 n terabyte oppure la stessa quantità in RAID 1, dovete spendere il doppio, perché dovete raddoppiare chiaramente il numero di dischi. Ok, il recovery è semplice, si perde di performance, se un disco si guasta, si scrive e si legge solo l'altro disco. E a quel punto, quando viene sostituito il disco, viene ripristinato. RAID 2 e 3 non sono descritti in letteratura. Se guardate, implementazioni di RAID 2 e 3 ne esistono veramente poche. Perché? Perché qui la I non può prendere il termine di next pass. Questi dischi che vengono usati in RAID 2 e RAID 3 sono dischi che devono operare veramente all'unisono, quindi sono sincronizzate in maniera tale che quando si fa sync su un disco, contemporaneamente venga fatto sync su tutti gli altri. Siccome non sono caratteristiche di dischi quelli off the shelf, direttamente che si prendono dallo scaffale, che si comprano, questo è veramente poco implementato. Quello più implementato è il RAID 4, soprattutto il RAID 5, che è quello più comune. L'idea qual è? Si utilizza data stripe con degli strip molto piccoli, più piccoli della, addirittura più piccoli della blocco. I dischi vengono divisi in dischi dati e in dischi di parità. Voi conoscete il codice di parità, l'avete visto. Andiamo a vedere l'idea.
Herman, l'avete studiato, come fare un codice che ha più può resistere al rovinarsi di più bit. Ovviamente più chiedete diciamo, la possibilità di avere bit rovinati, più dovete aggiungere bit di controllo. Praticamente Hamming con un bit diventa la parità. E guardiamo questo caso, ovviamente un certo numero di dischi e un certo numero di dischi di parità. Facciamo il caso più semplice, con una sola parità. In questo caso se devo avesse solo la parità semplice, tutte le volte che cambio un dato più tre dischi dovrei cambiare la parità, ok? Perché cambiando il dato può cambiare la parità. E il problema di questo meccanismo è che poniamo la parità semplice per ora. Qualsiasi dato io cambi, devo cambiare il dato e la parità. Quindi questo disco che tiene le parità sarebbe pesantemente utilizzato. Ogni scrittura noi dobbiamo, questo diventerebbe il collo di bottiglia del sistema. Ok. La tecnica dei Hamming, se non la ricordate, corrisponde nel utilizzare questi bit facendo una volta la parità di tutti i dati, l'altra volta la parità di quelli che hanno indice uno sì o uno no, uno ogni quattro, così via, in maniera tale che avete più modi di avete più indicazioni sulla parità. Tra l'altro le parità già calcolate entrano nelle nuove parità. Facendo giochi sulla codifica binaria scoprite che ogni parità per ogni bit avete più indicazioni di parità e così potete gestire l'errore di più bit. Il livello 3, vabbè, il livello 3 è come il 2, ma invece di Hamming appunto una sola parità. E questi sono dischi che lavorano tutti insieme ad unisono. Preferisco questa cosa parlarne su Write 4 e 5. Write 4 fino al 6 sono dischi che lavorano con accessi indipendenti, quindi sono dischi normali ed è per questo che viene preferito oggi. Si utilizza un disco di parità come in Write 3. Ecco, questo è il Write 4. Avete le strip, sono grandi stavolta, avete i vari strip e avete la parità. Qual è la tecnica? Vediamo. Si basa su un principio banale, ma veramente molto efficace in questo caso. Voi sapete che sapete se voi fate due volte l'oxor con qualsiasi dato ritrovate il dato originario, perché l'oxor, pensatelo come dove in Y c'è un 1, mi ha fatto
0. Ma se dove è 0 il dato di x è variato, dove x è 1 viene cambiato da 0 a 1, da 1 a 0, quindi infatti bitflip due volte e trovate il dato originale. Allora, calcolare la parità vuol dire che voi fate in modo che voi avete i vostri, prendiamo una sequenza di strip, ok? Calcolare la parità significa che, come lo facciamo? Mi diverte mettere la sommatoria intesa come sommatoria di tutti gli esponi più la parità è uguale a 0. La parità è stata scelta perché valga questa proprietà. Ora, se il disco parità si dovesse rompere, il sistema sta funzionando senza parità e dati del tutto. Poniamo ora che un disco non con parità si rompa. Quindi qui abbiamo S1 più S2 più S3 più S4 più parità uguale a 0. 0 significa tutti 0. Ora, come la posso far vedere per l'oxor è associativo commutativo, quindi potrei per esempio dirvi proviamo a sommare entrambi i membri con S3. Ho aggiunto un addendo in termini di solo S3 entrambi dati, ma per la regola vista prima. Quindi facendo lo XOR di tutti i rimanenti, io ottengo il dato che era perduto. Ok? Quindi, utilizzando questa tecnica, io posso ricostruire il dato, funzionerà più lentamente perché devo leggere tutti i dischi residui per darmi il dato, ma non ho perso niente. Ok? Questa è l'idea che fa funzionare il sistema Arrive da 4 a 6. Ecco, quindi qui ci sono le varie stream di dati, nel disco 5 di parità c'è la parità da 0 a 3, in modo che la somma XOR di 0, 1, 2, 3, la parità da 0 a 3 dia 0. E così via. 3 in realtà è teorico, perché nessuno lo adopera, perché poverino questo disco in modo normale questo disco di lettura non viene mai usato perché non serve a niente lettura, i dati li avete altrove, e in scrittura quanti dischi occorre scrivere? Occorre scriverne solo 2 di dischi, non tutti. Non bisogna leggere gli altri dati, perché sempre per il motivo di prima, adesso io ho S1 più S2 più S3 più S4 più parità uguale a 0. Io voglio cambiare il contenuto di S3 e portarlo da S3 a S3 prima.
di S3. Ok? Questo è uguale a S3 più S'3. Ho aggiunto da un lato e aggiunto dall'altro. Ok? Allora, a questo punto posso cancellare S3 e S3, ottengo S1 più S2 più S'3 più S4 più, sommiamo anche la parità, quindi anche la parità se ne va, più S4, quindi rimane S'3 è uguale a P più S3 più S'3. E potete riportare al primo membro e scoprite che questa è la parità. Se adesso potrei di nuovo sommare questi tre membri di qua e riportare di là, e vedrete questa la parità. Quindi se voi prendete la parità e sommate come sopra il vecchio valore di ciò che avete cambiato, ottenete la parità tolto quel valore. Gli sommate quello che volete inserire come nuovo S3, ottenete un nuovo valore di parità. Il risultato è, per scrivere, dovete leggere il disco dove sono i dati, leggere la parità, fare i calcoli e scrivere il disco dove sono i dati e scrivere il disco di parità. Non dovete leggerli tutti né scriverli tutti. Quindi sono solo due dischi coinvolti per una scrittura. La logica, diciamo, il passaggio ulteriore è verbalmente a qualsiasi informatico. Verbalmente a qualsiasi informatico. Se questo è il collo di bottiglia, cosa si fa? Si fa in modo che il carico venga distribuito. Quindi questo è quello che ho scritto. Quindi RAID 5 è come RAID 4, ma le parità vengono distribuite, sempre buoni, vengono distribuite fra tutti i dischi. Pensavo di essere all'università. Bene, distribuiti fra tutti i dischi. Facendo così, non c'è un disco che ha la struttura di avere una parità che viene coinvolto tutte le volte che ci sono scritture, ma questa struttura viene equipartita fra i dischi a disposizione, quindi il carico, sia in lettura sia in scrittura, è omogeneo. Quindi quali sono le performance che abbiamo con un RAID di tipo 5? RAID 6 è come RAID 5, ma usa due parità invece che una, e quindi è maggiormente affidabile. Basta che due dischi crash, cioè si rompano, sia il 4 che il 5. Allora, con la 4 e il 5 bastano due dischi. Con due dischi si perdono i dati. Ah, invece con RAID 6 ne servono 3. Servono 3 per perdere i dati. Cioè RAID 5, RAID 4 e 5, parliamo di 5, 4 teorico, cioè sarebbe fesso, non teorico. Si può tollerare un disco, con RAID 6 si può tollerare il guasto di due dischi. Ok?
perdiamo un ennesimo della capacità di memorizzazione. Quindi se abbiamo n, una RAID 5 su n dischi, noi abbiamo una capacità come se ne avessimo n-1. Per i tempi per la lettura, in realtà si va a un ennesimo, perché se avessimo un sistema ideale con solo letture, le richieste verrebbero distribuite fra n dischi, in questo caso 5, anche se ne abbiamo 4 dati e uno di parità, le richieste vengono equamente distribuite su tutti e 5 dischi. Per la scrittura noi dobbiamo occupare 2 dischi in contemporanea, quindi sì, abbiamo il problema che più che della scrittura, delle interazioni della scrittura e lettura che devono essere coordinate. Rimane il problema dell'n, il numero di dischi. È ovvio che fare un RAID 5 con 24 dischi di cui uno di parità non mi dà molta affidabilità, perché la probabilità che un disco su 24 si rompa risulta lo stesso abbastanza elevata. Se invece fate un RAID 5 con parti da 5 e 6 dischi, mi dà un'affidabilità notevole. Il server ha sì, se andate a vedere, un array di dischi, ma le varie partizioni sono create su blocchi di 5-6 dischi alla volta. Non abbiamo fatto un unico RAID 5 con tutti i dischi, perché bene o male capita che ogni tanto un disco si guasti. In caso di guasto il sistema funziona più lentamente, però ci sono, quando mettete il disco nuovo viene ricreato in background, vengono ricreati i dati del disco mancante e dopo il sistema ritorna in produzione. Prima di dare la parola, volevo ancora dire una cosa su questo. RAID, ci sono controller hub capaci di fare RAID, oppure si può fare anche in modalità software. In particolare va molto di moda ed è anche molto interessante per sistemi di dimensioni, per le piccole e medie imprese, senza arrivare a sistemi della caratura di mainframe, quello di fare le cosiddette storage area network. Ci sono delle unità invece di comprare degli storage, ci sono delle macchine che hanno a bordo tanti dischi, consentono hot swap, quello che volete, e che vengono viste dal vostro sistema come un'unità disk esterna, e quindi tutto il meccanismo del RAID è appannato su questo dispositivo esterno. Un'alternativa è quella di prendere una macchina o più macchine dove volete fare alta affidabilità. Come fate un sistema ad alta affidabilità oggi? Voi avete più sistemi, ognuno dei quali potete farlo anche per il vostro server familiare o di una piccola azienda. Prendete due macchine, due PC,
le due macchine si controllano a vicenda dicendo sei viva, sei viva. Ok, l'altra scheda niente, l'attaccate a due switch collegate anche tra loro e qua attaccate delle unità che sono dei dischi con interfaccia internet oppure dei, insomma, in realtà dei piccoli computer che sono collegate ai dischi e alla rete, e questi sono degli switch, questi sono collegamenti gigabit o adesso fanno per arrivare 10 gigabit. A questo punto qui si parla delle cose tipo ATA over Ethernet, oppure l'altro lo chiamano iSCSI. Questo, se volete, sta salendo nelle parete, l'altro sta scendendo. Adesso c'è un altro con un altro ancora più nuovo ancora. Comunque, questo vedi i dischi parlando con pacchetti internet verso le unità. Se dovesse guastarsi qualcosa, si guasta, vabbè, se si guasta lo switch avete metà dei dischi. Se si guasta un disco, queste sono unità attaccate alla rete, quindi fate un swap naturale, ne prendete un'altra e la ricollegate. Se una delle due macchine si guasta, l'altra può accedere ai dischi che prima venivano usati da questo e continuare. Tra l'altro, nei sistemi di alta affidabilità, lo vedete anche, provate a fare questo esperimento, andate in laboratorio e chiedete mount. Mi ha detto, ma che cavolo, mi ha detto che è montata da Po, e invece qua c'è scritto che la macchina, che le partizioni sono montate da D1, da D2. D1 e D2 sono degli indirizzi P. Vorrete che questo sia Po A e questo sia Po B, le due parti di Po. Abbiamo stabilito che l'indirizzo IP di 1 in questo momento è questa macchina. Se Po A dovesse rompersi, Po B prende lui l'indirizzo di qua, quindi le macchine a valle non si accorgono di niente, solo che quell'indirizzo P in realtà risponde un'altra macchina. Ok? E per fare tutto trasparente. Questo è un meccanismo moderno per fare cose. Ah, l'altra cosa che se volete fare un sistema perfetto dovete mettere è un dispositivo hardware che si compra o supporta seriale o supporta quarta porta, che è in grado di controllare l'accensione delle due macchine. Cioè quando qua pensa che non sia spento o che si sia piantato, qua deve essere in grado di staccargli fisicamente la corrente per non correre il rischio che può essere solo un po' intontito e fra un po' ritorna a fare le cose che allora ci troviamo con due macchine che stanno facendo la stessa cosa. Quindi può prendere i servizi, tentare di farlo ricostruppare e poi gli dare i servizi quando può è di nuovo vivo. Okay. Ma lo deve fare controllandogli proprio la corrente elettrica, per essere sicuro. Per la prima lui. Prego. Nel caso di Rai 5, se i due dischi si utilizzano contemporaneamente, hanno supporti fisici diversi? Hanno, ah, scusa, supporti fisici diversi, differenti, cioè uno possessivamente prendendo dell'altro. Viene bloccato il disco più veloce finché non ha finito quello lento o prendi indipendente? Di solito quando si fa Rai 5, su... in teoria sì. Se lei fa un RAID 5 software, perché questa roba è dentro il kernel già di Linux, basta solo attivare. Se lei fa RAID 5 software e ha un disco veloce e un disco lento, quello che lei dice è vero. Però se non è il RAID 5 che ha fatto il laboratorio per vedere se va, come funziona, che quindi prende i dischi che girano lì in laboratorio, ma lo sta progettando per una funzione reale, i dischi si comprano tutti assieme e hanno tutte le stesse caratteristiche, proprio per evitare questo tipo di guaio. Bene. La terza scheda diretta.
descritto una va verso lo scoreggio, una va verso il mondo, e c'è una linea punto punto per sentire, è una linea diretta punto punto per sentire sei vivo, sei vivo. Ma non si può implementare nello stesso modo utilizzando soltanto le pacchetti, facendo utilizzando per forza queste linee? C'è bisogno di separare la visibilità dei guasti. Non riuscirebbe a riconoscere, che ne so, pensiamo di non avere l'arbit e far passare il pacchetto di arbit dallo switch. Lei non riuscirebbe a riconoscere lo switch guasto dall'altra macchina caduta. Per l'arbit proprio non ci deve essere nulla nel mezzo. Infatti una volta si faceva con le linee seriali, ma attualmente è più facile trovare una macchina con una scheda di rete in più che con una seriale in più. E poi è anche più efficiente, ha dato anche minor caso di errore. La seriale è anche un po' più fragile della rete. Va bene? Altre domande? Prego. È possibile collegare il controller hardware in cascata? Più controller hardware in cascata? Mi spieghi l'esempio. Ogni controller con N dischi. Ci sono. Allora, se parliamo dei dispositivi fisici, FarmRide, esistono prodotti degli storage, che ne so, quello di Po e hardware, invece quello che stiamo facendo per la macchina virtuale è un po' diverso, ma ci avvicina più a questo. Noi abbiamo due controller RIDE con sotto, questa è la visione proprio fisica, qui in verticale come se fossero tanti cassetti, vanno in verticale tutti i dischi. E questi danno fuori due, si vedono come due interfacce scarse veloce, e le due macchine qua e qui vedono ognuna due interfacce scarse, una che va verso questo controllo. Qui in realtà i due controller, uno è attivo, l'altro è completamente passivo, cioè è pronto a prendere le veci del fratello se questo dovesse bastarsi. Poi, siccome questa cosa è abbastanza costosa, vengono gli storage in cascata che sfruttano il controller del primo storage e aggiungono parti dischi. Bisogna stare attenti quando si fanno queste cose ai canali, perché se aggiungete molti dischi scarsi, no scusate, light, vi moltiplica il bandwidth di trasferimento dalle unità di memoria secondaria verso il processore. Quindi dovete calcolare bene di non creare collo di bottiglia l'interfacciamento, quindi avete messo tanti bei dischi, pensate di andare veloce e poi in realtà non andate. E poi diciamo incastrare, perché tutte quelle cose lì insisteranno sul basso delle macchine. Quindi dopo dovete calcolare che il bus delle macchine sia in grado di supportare le richieste. Ok? Parentesi conclusiva per dirvi, a questo punto vi deve essere chiaro che quando parliamo di gestione della memoria secondaria, questo non ha nulla a che vedere con il file system che è uno strato più alto. Quindi qui adesso stiamo guardando meccanismi per accedere velocemente, per risolvere i guasti, per vedere di minimizzare le SIC, ma questo strato ci fornisce solo l'astrazione di una sequenza di blocchi. Prego. L'ho visto anch'io, ma in questo momento non lo ricordo. Mi documento e rispondo
domani o martedì. Preferisco non dire inesattezze. È vero, c'è Radio 10 da qualche parte. Ok, allora a questo punto, visto che abbiamo capito che questo non c'entra niente col file system, andiamo a vedere il file system, come è fatto e come si implementa. Intanto vi faccio un inciso, ho fatto un po' il conto delle lezioni, per fare le cose fatte bene. Adesso corriamo un po' a completare questa parte di lezioni teoriche, in modo da finirle, entro ben prima di Pasqua. Facciamo anche delle esercitazioni in modo da che siate ben preparati per fare il secondo parziale prima di Pasqua. Poi ci teniamo la parte dopo. Tra l'altro quest'anno Pasqua viene abbastanza in avanti. Sapete la definizione di Pasqua? È la prima domenica dopo la prima luna piena di primavera. E così, quando è stato riformato il calendario, varie religioni non si sono messe d'accordo sull'idea di Pasqua. Infatti, scoprendo una volta religioni diverse festeggiano la Pasqua in giorni diversi. Comunque, quest'anno, quindi essendo la prima domenica dopo la luna piena di primavera, può cadere dal 21-22 marzo fino a 28 più 7 giorni dopo. 28 perché è il ciclo della luna. Se siete sfortunati che vi capita di lunedì, dovete aspettare la domenica successiva. Arrivare come quest'anno il 24 aprile vuol dire che è uno dei casi in cui va più lontano dal 21 di marzo. Quindi abbiamo tempo di fare tanti esercizi, poi volevo tenere la parte conclusiva per approfondimenti, per lavorare insieme, avrete la scadenza di laboratorio. E se facciamo delle parti teoriche saranno più di completamente più per vostra, se ne avete voglia, e mia soddisfazione, e per esempio lì ci sta bene il seminario di Rubini o cose di questo genere. Arrivo subito da lei, mi è scappato il esattamente le date di partenza che sono? Le ho dette l'altro giorno, comunque le ripeto. Allora, ripeto e vi dico che il parziale è il 15 aprile, il 13 di maggio c'è già lo scritto di concorrenza del primo appello e il 20 di maggio c'è lo scritto di parte generale primo appello. Ok, queste sono le date. Vi ricordo che la settimana prossima correttamente festeggiamo 150 anni dell'Unità d'Italia e il 18 la lezione tace perché mi hanno dato da coordinare il Migo Get Day. Se volete venite anche voi Migo Get Day. L'altra cosa che volevo dirvi, vi ricordo che se vi piacciono questi strati del software, gli strati vicini al sistema operativo, vi piacciono le macchine virtuali, cioè è vero che voi avete 12 crediti liberi, potete andare a fare anche come qualcuno tempo fa il corso di fotografia al DAMS o dipende da voi, ci sono anche i corsi dove prendete 30 basta respirare. Però adesso che faccio un investimento nella istituzione universitaria, io vi consiglierei di scegliere corsi di informatica. Se poi vi piace, c'è anche il mio, progettazione dei sistemi virtuali, è un corso totalmente di laboratorio, in aula si discutono,
il progetto è a scelta dello studente, il corso viene fornito in versioni small, mid-size, large, extra large, a seconda di quello che volete fare. Quindi può essere solo il corso più la parte di progetto, corso più parte di progetto più tesi, corso più parte di progetto più tesi magistrale, quello che volete. Quindi scegliete voi la site del corso. Di solito non prevede esame, nel senso che siamo numeri piccoli, si lavora assieme tutto l'anno e quindi l'esame viene fatto giorno per giorno. E soprattutto uno vede questi progetti, vede in questo, no, quello di Virtual Square, se c'è una parte che reputa interessante, e ogni studente porta avanti un progetto e il progetto è di fatto l'esame. Quando uno ha fatto il progetto, ha fatto l'esame. E è una scelta, se uno si diverte di più con il sistema virtuale, un altro vuole portare avanti il porting per macchine armi, un altro vuole... Quello è a scelta dello studente. Ve ne parlerò ancora. Altro di cronaca. Posso dire una cosa buona e cattiva? Nessuno mi è stato portato a corso, ma ci sono persone che si sono ritirate dal corso. La storia per ora mette in luce non bocciature ma autobocciature, cioè le persone che non si vede, hanno sbagliato scelta, non si sentono portati per spaccare i 24, si ritirano dal corso. Allora andiamo a fare il sistema. Quindi tutto quello che abbiamo visto nei pacchi di prima è lo strato su. Avete in mente la visione a layer che abbiamo dappertutto, gli strati di protocolli, gli strati. Prima abbiamo visto lo strato di gestione di memoria secondaria che parla il linguaggio di legge, scrivi quel blocco ed è una sequenza di blocchi. Questo è lo strato superiore che parla questo linguaggio con lo strato di memoria secondaria e fornisce le astrazioni che voi tutti conoscete verso i processi open, read, write, lsync, close e così. Allora, cosa vede l'utente? Quindi questo è, qual è il linguaggio parlato dal file system? Intanto il file system ha la caratteristica di uniformare. Quando fate open un file, non mi interessa se questo file sia su un CD-ROM, un floppy, una chiavetta, un disco, ma voi fate open. E questa idea astratta di archivio fa in modo che voi usiate la stessa metodologia, lo stesso verbo per accedere a dispositivi che dal punto di vista funzionale sono completamente diversi. Va bene, queste sono sembra più una trattazione politica che formata, deve essere comune e efficiente come niente da usare. Ormai è uno standard quello di vedere la memoria secondaria come un enorme archivio, come gli archivi esistono unità di aggregazione, folder, directory, e all'interno dell'unità di aggregazione esiste l'entità atomica per il file system che è il file, cioè l'archivio. Questo prende spunto da un paragone con la vita di tutti i giorni. Negli archivi voi avete il file che contiene informazioni correlate fra loro, praticamente le cartellette dell'X-Files, che sopra, quella è l'idea di file che c'è nella cultura anglosassone, e questi file vengono archiviati in contenitori
secondo quella che è la logica dell'archiviatore. Attributi del file. Un file, in quanto tale, deve avere un nome. Non è, sembra una cosa banale, ma uno dei problemi comuni e tipici che abbiamo è quello di naming. In tutti i campi, naming di macchine a rete, naming come dare un nome ai device, come dare un nome, tutte le cose devono avere un nome per poter utilizzare poi questo nome per accedere a ciò che vogliamo usare. In linguaggio di programmazione, quando scriviamo, trasformiamo un algoritmo in programma tramite un linguaggio, devono avere la metodologia di chiamare gli oggetti che servono per l'algoritmo. E di solito il nome nei file è una stringa di caratteri. Era difficile mettergli un odore come simbolo, come nome. È una stringa di caratteri, poteva essere un disegnino, poteva. Invece poi era difficile mettere il disegnino all'interno di una open in un linguaggio che siamo abituati a programmare in maniera testuale. Poi all'interno, pur essendo comune l'idea che sia un nome, una stringa al formato a determinare il nome di un file, i vari file system, i vari sistemi operativi non si mettono d'accordo su tanti parametri, quando deve essere lunga questa scritta. Se due file che hanno la stessa sequenza di caratteri ma con una diversa con diversi case, dove un carattere è maiuscolo nell'altro stringa è minuscolo, se questi file rappresentino lo stesso file o file diversi, cioè se è case sensitive o no, o non case sensitive. Poi, oltre al nome c'è il tipo. Anche qui, il fatto se occorra definire il tipo di file, se il tipo di file sia un affare che gestisce l'utente, se invece sia da gestire da parte del sistema, anche questo cambia dal sistema operativo al sistema di file. Ovviamente il file deve esistere, quindi occorre avere i dati per implementare quella funzione che dal nome mi tira fuori la locazione, mi dice dove è questo file nella memoria secondaria. Alla fine la memoria secondaria vi dà una stringa di blocchi. Bisogna dal nome dire le varie parti del file sono qui, lì e là. Date e ora, informazioni relative all'uso e utili per esempio per i main file. Se non ci fosse la data di aggiornamento non ci potrebbe essere un main file. La proprietà serve per i sistemi multiutente per garantire sistemi di protezione. Gli attributi di protezione, posto che sappiamo di chi è il file e chi ha diritti sul file, quali diritti vengono dati agli altri. Poi vari altri attributi, locking, per evitare di avere i dati incoerenti, si può voler bloccare temporaneamente l'accesso ai dati da parte di altri. E anche queste sono cose che il file system deve gestire. Tipi di file. A seconda della struttura interna possono essere senza formato, cioè semplice stringa di byte, oppure con formato come file di record, file di database o anche eseguibili. Gli eseguibili hanno formato. A seconda del contenuto possono essere ASCII o binari, cioè
file che possono essere visualizzati così come sono o no, possono, a seconda della funzionalità, essere file frequente o oggetto, oppure file eseguibili, cioè che contengono tutto ciò che serve per poter essere caricati e attivati, quindi contengono un programma completo che può diventare un processo del sistema una volta caricato. Alcuni sistemi operativi supportano e riconoscono i tipi di file. Questo può essere utile, per esempio, per evitare degli errori grossolani. Stampare un file eseguibile, la tipica cosa che fa trovare il pacco di carta da montare dove sto fatto il dipartimento, potrebbe essere conosciuto se il sistema fosse in grado gestisse autonomamente tutti i file. Però chiedere al sistema operativo di gestire tutti i file ha poi delle controindicazioni. Una fra queste è che se nasce un nuovo tipo di file occorre cambiare il sistema e dirgli come riconoscere quali attività sono consentite o meno. Esistono diverse tecniche, alcune sono euristiche, cioè basano su delle informazioni che di solito corrispondono al tipo del file, ma che potrebbero essere potrebbero non essere vere all'atto pratico, potrebbero non rappresentare effettivamente il tipo del file. Uno fra questi è il meccanismo delle estensioni, che è un file punto pdf su un pdf. Di solito è vero, ma nulla vieta di prendere un .c e rinominarlo in .pdf. Quindi è utile, ma non a prova di errore o a prova di abuso. Oppure utilizzo di una tipo, cioè proprio il sistema ha all'interno un attributo di tipo. Questo per esempio si ha nei file system, che vedremo anche altre particolarità, nei file system storici della Apple, come si chiamava? Adesso mi viene in mente. Comunque i file system della Apple avevano collegato a ogni file un codice, in realtà era di 4 lettere, che determinava il tipo di file, e aveva un altro codice di 4 lettere che determinava quello che veniva chiamato creatore, cioè l'applicazione che l'aveva generato. Quindi questo serviva perché una delle novità della gestione del file system del sistema operativo Apple, macOS, è stata quella di consentire al dato di trovare l'applicazione per gestirlo, mentre invece precedentemente a macOS bisognava trovare prima l'applicazione, poi dall'applicazione aprire il dato. Il famoso doppio clic sul dato che vi apre l'applicazione, quella è stata una novità introdotta da macOS. E come lo faceva? Prima cosa, man mano che venivano installate l'applicazione, teneva un dizionario di codice di applicazione e applicazione. Quindi dal codice dell'applicazione era in grado di trovare l'applicazione. Infatti era un guaio quando volevate avere la stessa applicazione in due versioni diverse, perché ve ne vedeva una sola. Quando si faceva doppio clic su un file, prima cosa cercava se c'era l'applicazione che l'aveva creato. In tal caso vi apriva quell'applicazione.
Se non c'era, andava a vedere il tipo di file e cioè guardava se c'era un'altra applicazione capace di gestire quel tipo di file. Nel qual caso apriva l'applicazione, la prima applicazione che trovava in grado di gestire quel tipo di file. Ok? Un altro modo è il magic number. Anche questa è un'eristica abbastanza robusta, ma è un'eristica. All'interno del file, in una posizione specifica, viene messa una stringa che serve solo per essere certi che quel file abbia quel determinato tipo. È il caso, per esempio, degli eseguibili. Se voi prendete il formato ELF, esiste un magic number che, per esempio, vi dice intanto che vi dice che quello è veramente un LF, veramente. Siete, è molto probabile che lo sia. Magari avete trovato, siete cose sfortunate, che si chiamava A.A, comunque si chiamava come volete. Era un file eseguibile, era un database, era eseguibile nel senso avere il BTX acceso, ma in realtà era un database e la sfortuna ha voluto che quei byte ci fossero la stessa stringa. Però ci vuole una bella sfortuna per arrivare a questi livelli. E non solo, non vi dice solo che è un LF, ma vi dice che è un LF per quale architettura e vi dà altre informazioni. In modo che anche se è un LF, voi non andiate a tentare di eseguire un LF per Motorola 68000 o per ARM su un Intel. Ok, quindi ci sono questi tre metodi. MS-DOS usa il nome, tra l'altro MS-DOS ha 8.3. Windows 95 MT, vedremo anche tutti i FAT, hanno nomi di lunghezza variabile, però di fatto nascondono l'8.3. Di buffata, anche se hanno, potete scrivere dei bei nomi, in realtà nascosti ci sono poi i vecchi nomi degli MS-DOS, come vedremo, e associano un'estensione programma. MacOS ha un programma creatore come attributo. Unix ha proprio un approccio minimale, tutti i file sono stringhe di byte. L'unica cosa che riconosciamo è l'eseguibile. Quindi in realtà usa i suoi tool, usano le estensioni, ma sono i tool a farlo, non il sistema. Quindi se prendete un compilatore e gli passate un punto O, è il compilatore che dice punto O, allora è un oggetto, ma nel kernel punto O, punto K, Z sono stringhe di byte. Bellissima l'associazione tipo di file programma da utilizzare. Esattamente da Apple l'hanno protetta con un brevetto. Sai che non lo so. Anche perché mi pare che poi tutti gli altri sistemi operativi abbiano implementato. Non so se lo fanno con un meccanismo del creator, perché ad esempio né Apple né Windows e neanche a questo punto dobbiamo parlare lontano di Linux, ma di GNOME. Ecco un'altra cosa che voglio parlare di GNOME. Ha questo, utilizza la stessa tecnica, utilizza delle tabelle a parte per trovare dal file a programma che da elaborare i file. Utilizza tabelle spesso anche correlate alle estensioni. Quindi in Apple non esiste un'estensione, cioè uno nomina il file. È una cosa, se volete, bella dell'idea di macOS, quella di perché un utente deve sapere che un file grafico di quel tipo deve avere estensione .jpeg e l'altro punto diverso. Per un utente che non voglia sapere cosa c'è dietro, quella è
la foto della figlia e quell'altro è il, non lo so, la musichetta che vuol chiamare come il nome del brano, il titolo del brano, no? E non importa niente di avere un punto MP3 o che voglio questo fare, quando faccio questo clic voglio sentire, no? Questo è quello che vuole l'utente tipico. Io sì, non ho ancora capito bene allora la differenza tra il sistema che usa macOS e il sistema che usa Unix. Cioè, Unix utilizza la stringa di byte, e quindi qualsiasi file può essere un... Allora, dividiamo, prendiamo l'audio. In macOS proprio è il file system che ha dentro, nei vari attributi del file, come ha il proprietario, cosa, ha creatore. Quindi quello quando prende un file MP3 e metteci un talk, lui sa dalle stringhe creatore e tipo che sono dentro e che non fa parte del nome che assegna lei, sa che quello è un MP3 che si scrive talk. E quindi va a prendere il programma e lo lancia nel modo giusto. Mentre invece noi usiamo l'estensione, quindi basta solo prendo un MP3 e lo metto su Facebook e molti programmi potrebbero essere presi in giro e dire non riesco mica a leggere perché si aspettava log in quanto su Facebook. Ok? Quella è la grande differenza. Prego. Non esatto, quindi manca ma se io porto un file da un altro computer. Se già da allora Apple aveva la sua idea di piccolo mondo chiuso di... quindi l'idea è hai un Mac, parli con gli altri che hanno il Mac e quindi ti importi file con il tuo bel creatore e così via. C'erano dei programmini che tentavano di applicare le euristiche e tentavano di trovare di mettere il tipo del file in maniera opposta. C'erano anche dei programmini in grado di cambiare il tipo di file a mano che andavano a cambiare quell'attributo, perché a me è bello dire se io ho due programmi che si occupano della stessa cosa, cioè di riprodurre musica per esempio, sì. Se io un file l'ho creato con questo primo posto, cioè come faccio ad associare? L'idea era che il programma che l'ha creato lo elabora sempre. L'idea di Apple era quella di dire se uno vuole dopo elaborarlo con un altro programma lo apre e lo risalva con l'altro programma. A quel punto diventa proprietario l'altro creatore dell'altro programma e dopo quando fai il doppio clic lo apre l'altro. Ma questo sistema è solo per le versioni precedenti a OS X o anche con S? Perché non posseggono SDS, guardo appena troppo qualcuno che lo conosco che ce l'abbia. È sicuramente per l'HFS e l'HFS Plus come tipi di file system. Continua a usarlo. Se continua a usare HFS Plus è fatto così. Ok, perché questa è una proprietà dell'HFS Plus. Ok. Parentesi, sono andato a CodeMotion, questo ve lo dovevo dire martedì mattina, arrivando in anticipo martedì mattina. Sono andato a CodeMotion, sono state alcune cose che mi hanno un po' preoccupato. Per esempio, c'era una sessione in cui un tizio, un ragazzo anche preparato, è venuto a raccontare come fare un'app di 10 righe e diventare ricchi. Nel senso, mi sembrava proprio una di quelle cose del modello catena del Sant'Antonio, oppure quelle cose dei venditori. Quelle storie sulle lotterie. Tizio ha fatto questo programmino, guardate, piccolino, l'ha dato allo store di qua, è piaciuto tantissimo, ha fatto tanti soldi. Infatti, l'ho detto anch'io dopo,
mi ha preoccupato per questa idea non della, della posizione che si accumula, si trova nella società lavorando e facendo vedere la propria competenza, ma tentando di fregare i prossimi, che non è la maniera più... Anche perché da matematico, se prendete un insieme chiuso, un sistema chiuso, se tutti fanno i furbi, ognuno nel sistema chiuso è furbo una volta ed è fesso per la rimanente parte delle volte, no? Questa è matematica applicata alla vita di tutti i giorni. E quindi c'è stato molto interesse per queste cose. E ho pensato una cosa: in fondo, questo, voi sapete che cos'era Palladium, no? Avete mai sentito parlare di Palladium? Sì. Questo tentativo che Microsoft voleva fare, insieme ad altri, di mettere un codice crittografico alle macchine in modo che le macchine potessero fare tutto solo ai sistemi riconosciuti, e a quel punto con questi sistemi riconosciuti potessero fare attivare programmi riconosciuti, e con i programmi riconosciuti potessero solo mostrare dati riconosciuti. Ma i meno asterisco iBook, iPad, iToilet, qualsiasi cosa hai, in realtà è per l'altro, cioè ce l'hanno messo, l'hanno messo in funzione chiamandolo con altro nome, senza... Perché prendete una di queste cose che fanno sembrare fighi per tecnologici, di fatto queste fanno boot solamente nei sistemi operativi che vuole la Apple. Possono far... no, e voi non potete scrivere un programma e farlo funzionare sull'AI qualcosa, perché dovete sottometterlo allo store anche gratuitamente. E se loro cuore lasciano anche che uno lo sottometta gratuitamente con il codice, loro dicono libero. No, non è più neanche se GPL, perché non lo puoi eseguire dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, perché se un altro lo vuole eseguire lo deve prendere da loro, quindi non è più libero per definizione. Ok? E quindi se voi volete mantenere la vostra posizione, dovreste avversare queste derive, perché dopo chi fa il software, chi come fa il software, come divulgarlo, lo decide solo chi ha in mano lo store. Parlo di Apple, ma gli altri vanno dietro. Una notizia dal Nova di pochi giorni fa: avere una giornata da studiare si fa tante cose. Okay. E che adesso le app vogliono andare su web, cioè in realtà invece di avere il sistema diciamo operativo che prende le app vengono messe dentro un browser e prese. Può non esserci nulla di male, dipende se c'è il controllo totale delle app o no. Cioè, se ogni browser può, con il browser potete far funzionare le app che volete, il browser è libero, le app possono nascere tutti gli store, anche potete voi domattina, se vi pare, aprire uno store e mettervi a divulgare le vostre app, non c'è nulla di male. Se invece le app sono... Un'altra cosa dal CodeMotion, c'è stata una diatriba, quasi una litigata in una sessione fra Javisti e Pythonisti, è stato divertentissimo. E quello che è saltato fuori è che molte università si sono puntate a educare studenti a diventare Javisti, perché il mercato che chiede Java, quello che io contesto sempre, cioè non fare ciò che chiede il mercato, dai, dai cultura, poi ognuno la dà come vuole.
E sembra che il mercato dei chavisti, come l'ha chiamato loro, sia in declino, perché c'è talmente tanta offerta che giocano a ribasso con gli stipendi per questi poveracci. E l'altra cosa che dicevano il partito dei Pythonisti è che le IDE, sapete cosa sono? Integrated Development Environment, fanno male, nel senso che fanno credere alle persone di essere dei gran programmatori, perché sono capaci di mettere un pezzettino con l'altro e fanno cose in breve, cose che sembrano molto elaborate perché hanno messo insieme i mattoncini del leader. Ma se non sanno come sono fatti i mattoncini dei leader e non sanno costruirne dei nuovi, sono chiusi nel framework di quello che il leader ti lascia fare. È questo, e concludo, torniamo al life system, che io nell'ambito della SIX, della Computer Science Education, sono nel partito object last, cioè prima insegna gli algoritmi e poi gli oggetti, non prima gli oggetti, perché viene l'idea, perché io devo sapere come è fatto un XOR, perché devo sapere come funzionano le cose sotto un certo livello, perché tanto al giorno d'oggi non mi serve più. Facendo così vuol dire che tutto quello che date per scontato per voi è inamovibile, è così e rimane così, e quindi vi limitate nel vostro creare. Ok, professore? Sì. Tornando al sistema, la gestione riguardante il cloud computing, nel senso utilizzare, come vengono gestiti i file system utilizzando la piattaforma cloud computing? Ah, cloud? Cloud. Ah, ma non mi mancava la parola. Semplicemente che il file system non ce l'ha locale, ma lo adopera remotamente. Cloud vuol dire tante cose. Ci sono vari tipi di cloud. Ci sono tutti gli AAS, cioè Platform as a Service, Software as a Service, e così via. Attualmente ci sono delle se voi fate Platform as a Service vi danno un'intera macchina virtuale da qualche parte. Oppure potete chiedere solo il file system, forse questo è che ci sono dei sistemi che le danno un pezzo di file system. Loro al loro interno hanno ovviamente delle implementazioni così, e vi fanno vedere quelle che ho visto finora. La maggior parte hanno il collegamento via web, in modo che si spostano le cose via web e uno ottiene le proprie cose. Non so quanti ammettono un mount remoto via Ubuntu One, per esempio, allora consente il mount, direi. Chi è che ha provato Ubuntu One? Ubuntu One ammette mount e a quel punto funziona come un file system remoto, cioè alla fine abbiamo delle slide sul file system remoto. Avranno usato dei metodi di ottimizzazione perché un file system remoto ha problemi di latenza, cioè se un file system remoto funzionasse veramente come un file system locale, dove tutte le read e le write vengono fatte con un'interazione completa con il file system, si avrebbero dei tempi di risposta non accettabili. Quindi tipicamente quello che viene usato per questi tipi di file system remoto è l'astrazione, o meglio la coerenza, la semantica della coerenza delle sessioni. Cioè quando si apre un file, in realtà viene copiato il file localmente, elaborato, e all'atto della chiusura viene restituito il file, perché se no ha il problema che se lei fa molte sigma al file, tutte le volte deve aspettare il tempo di andare a ritorno. Quindi un file system che ha dei tempi di accesso di un run rate sulla rete, 160 millisecondi, comincia ad essere pesantino per fare qualsiasi applicazione sensata, no? Comunque ne parliamo anche di questo. Uno dei progetti che mi interessa, che
si vuole portare avanti nell'ambito del corso, dell'architetto scuola, è quello di fare un client generico capace di montare cloud file system in modalità utente, in modo che uno possa montare un file system remoto per alcuni processi sì e per altri no. Ok. File regolari, directory, file speciale block, file speciale country e altri file speciali. Questa è una distinzione che segue quella di Unix. Quindi avete i file normali, le stringhe byte, le directory sono file speciali, poi avete i file speciali che rappresentano la struttura del kernel, come file speciali a blocchi e caratteri, che vi ho già detto, non sono altro che meccanismi di naming. Una delle caratteristiche di Unix è di usare il file system come naming globale. E poi avete, abbiamo visto l'altro giorno con la system call, i file speciali type. Struttura. All'interno i vari file system possono vedere una stringa di byte, una stringa di blocchi, oppure avere strutture più complesse al loro interno. Unix vede i file in questo modo. Altri sistemi, specialmente quelli utilizzati per accounting, per con database, preferiscono vederli in altro modo. Allora, Unix ha una scelta minimale. Stringa di byte, a parte i file eseguibili, ovviamente le directory e quegli altri file che sono solo di HFS ha ancora un'altra caratteristica fondamentale, quello di avere una struttura interna già predeterminata. Ogni file in HFS ha due parti, una che si chiama data fork, che sarebbe il file dato, quello che consideriamo dato, è una che si chiama resource fork. La parte delle risorse è una parte che ha una struttura decisa dai costruttori di HFS e le varie parti possono ad esempio contenere codice, stringhe. Per esempio, se andate a vedere un file eseguibile Macintosh, ha la parte praticamente un file che ha la parte data vuoto, ha solo la parte risorse, in cui c'è una risorsa che si chiama codice, con la parte codice, ma ad esempio le stringhe non sono all'interno del codice, ma nel codice ci sono dei riferimenti alle stringhe, e c'è un'altra parte, un'altra risorsa che si chiama strings. E non solo, ma per esempio nella parte stringhe uno può avere le risorse suddivise per lingua. Quindi un programma per Macintosh, nel formato per Macintosh, può venire tradotto senza accedere al sorgente. Quello che adesso in altro modo è stato portato anche su altre architetture. Avete mai sentito come si chiama I18M, il meccanismo di traduzione dei programmi, anche in Linux, secondo Linux, GNOME, è possibile avere applicazioni che vengono tradotte, ma mentre lì è stato tutto, quando voi scrivete un'applicazione traduttiva dovete fare chiamate particolari per ammettere la traduzione. Per il Macintosh era già pensato in maniera nativa. Poi, che cosa c'è? Ci sono una delle caratteristiche che si vede anche nel file system, nel sistema operativo macOS, è stata quella di uniformare il look and feel. Mac ha sempre voluto che tutte le applicazioni apparissero all'utente con un'interfaccia omogenea per facilitare l'utente.
Quindi anche le finestre, la posizionamento dei menu non compaiono come istruzioni all'interno del codice, ma nel codice troverete delle chiamate alle librerie che dicono costruisci una finestra, l'ID della finestra è questa, e ci saranno risorse che dicono ci vuole una finestra fatta così cos'ha. Cosa succede? Se voi aggiornate, una volta addirittura queste routine erano nelle ROM del sistema di primi Macintosh, se voi aggiornate il sistema operativo oppure fate funzionare lo stesso programma una volta su una nuova macchina, quello acquisirà il look and feel presente in quella macchina, perché il comando fai la finestra grande così oppure lì deve comparire il menu avrà l'aspetto grafico previsto per tutti gli altri programmi in quella macchina. Oppure VMS, che è un sistema operativo storico, nel senso antico, della Digital Microsystem. Poi Digital è andata su Ultrix. MBS, un sistema operativo della IBM, avevano tipi di dati, tipi predefiniti. È meglio un file system che abbia più formato, un file system che ne abbia meno. È un trade-off, dipende dai gusti, dipende da che cosa volete fare. Se avete dei tipi gestiti, avete un sistema più ingombrante perché avete molte gestioni fatte all'interno del sistema operativo, quindi se volete anche più prono ad errori, ma di certo più stato, più difficile da far evolvere se nascono nuovi tipi di file che devono essere gestiti in diverse maniere. Questo può essere un pregio, può essere un difetto, dipende se voi volete avere libertà come l'utente che vuole avere libertà, o voi siete dalla parte, come abbiamo visto prima, dell'azienda che vuole tentare di limitare l'utente entro quelle che sono le sue sfere di controllo. Meno formati, cioè cose che il sistema più snello e i formati vengono gestiti fuori dal tema. Se volete apparire sempre più un sistema che gestisce più formati, può essere più monolitico del monolitico, perché mette anche i formati che di solito sono gestiti fuori dentro. Sapete cos'è un record logico? Un record logico è una struttura dati, è una sequenza di informazioni tra loro che sono omogenee ma tutte riguardanti un'unica entità. Esempi, se questo è il vostro record dell'anagrafe, ci sarà scritto il vostro nome e cognome, la data di nascita, quindi tra loro sono campi disomogenei. Quello che è un structure invece, però tutti riguardanti l'anagrafe è un'unica persona. Se voi dovete fare, mantenere su memoria secondaria tutti i vostri record dell'anagrafe di una città, vi ritroverete con tanti record, tutti della stessa lunghezza da gestire. Se siete fortunati e avete un record lungo come un blocco fisico o come più blocchi fisici, allora basta che andiate nel disco che ci danno i blocchi fisici e trovate il record. Ma ahimè il mondo non è così fortunato, vi capita di avere, che ne so, dei blocchi logici, dei record logici da
510 byte, ma nel blocco da 512. Quindi vuol dire che potreste buttare 2 byte per ogni rete, non sarebbe un grosso problema. Ma se per caso il blocco fosse da 1024, il blocco necrologico fosse da 513, vi romperebbe un po' di più, perché dovreste buttare via quasi la metà dello spazio di indirizzamento, dello spazio di memorizzazione. Allora, questo è il problema del bloccaggio. Se voi mettete, allora prendiamo per esempio per ora un record logico, un record fisico pari a blocco, quindi un blocco. Abbiamo detto nell'esempio 1024. Uno può dire: che problema c'è? Io prendo il primo cittadino e lo metto da 0 a 513, poi da 514, che ne borda sul secondo, sul blocco successivo, il secondo, così via. Il problema è che quando andate ad operare sul file, voi avete queste azioni di aggiornamento, non sono atomiche, perché se avete quello che mette in un blocco e nell'altro dovete fare due strutture, quindi dovete avere dei meccanismi per calcolare, dato quel record logico di quel cittadino, tutti i blocchi fisici che sono coinvolti, bloccare i blocchi fisici per poter fare l'operazione. Poi magari questo va anche in cascata, perché mentre voi volete bloccare c'è quello che sta cambiando il cittadino, che va, è a cavallo del blocco fisico successivo, che ve lo tiene che neanche è, c'è quello del blocco dopo, e quindi bloccate in ogni parte del file, perché sono uno in cascata loro. Allora l'idea è quella di, è meglio sprecare qualcosa, non troppo, ma fare in modo di avere una sequenza di blocchi fisici, che chiameremo record fisico, che contiene una sequenza di record logici, in modo che quando noi andiamo ad accedere al dato, all'aggiornamento, noi blocchiamo quel record fisico, quell'insieme di blocchi, e solo quello, senza possibilità di avere effetti cascata con altri, perché i dati sono tutti sicuramente contenuti in questa sequenza. Quindi qua vedete ad esempio tre blocchi che formano il record fisico, dove ci stanno tre record logici. Qua in realtà, se è così la situazione, non ci ho guadagnato nulla da avere un record fisico per record logico, perché vedete in realtà qua non dico solo lo spreco per tutti i... Però se qua ce ne stesse un quarto record logico, poi io potrei mettere tre record logici in un record fisico formato da tre blocchi. E anche questo è critico, perché se si cambia il fattore di bloccaggio, pensiamo al caso prima, 513, uno dovrebbe fare una, sicuramente se uno prende 1024 record logici che sta in 513 blocchi e fa un blocco da 513 blocchi, un record fisico da 513 blocchi, non ha nessuno spreco, ma tutte le volte che deve fare un'operazione deve trasferire e bloccare quantità di dati notevoli. Quindi c'è un trade-off per trovare il fattore del bloccaggio giusto. Ma questo serve per il file di record. Oggi, per legarlo alla vita di tutti i giorni, oggi quello che succede è che abbiamo file system di
tipo diverso che vengono usati in situazioni diverse. Per esempio, il file system tipico che avete sulle vostre macchine X2, X3, X4, quello che volete, è stato pensato per l'utilizzo come per uso personale e per uso personale e per l'attività tipica col sistema operativo. È vero che voi potreste prendere un database e installarlo su un X3, X4, quello che volete. I risultati potreste però non sono soddisfacenti. Perché? Perché, come vedremo, questi file system sono stati pensati per tanti file piccoli, vi danno un accesso veloce ai file piccoli e ve lo danno meno veloce per file grossi, perché nell'uso del personal computer tipicamente i file grossi sono pochi e normalmente acceduti per la maggior parte in modalità sequenziale, solo video, audio. Il database invece non ha queste caratteristiche, un file grosso acceduto sempre in modalità random. Allora, se andate a installare un database di quelle serie, vi chiederà se volete dedicargli una partizione, e in tal caso quella partizione non avrà su X2, X3, X4, ma sarà gestita direttamente dal database in accesso diretto, e quindi non ha più queste limitazioni. Se vi capiterà di avere il problema di configurare delle macchine per database di grosse dimensioni, assolutamente non mettete il file dei file system usati dal database come file normali. Ottereste perdere questa azione. Niente, lascio questo a martedì. Domani cominciamo a parlare di come si chiama? Scripting, mi va niente la voce, andrò di nuovo a fare, no, per la voce non serve. Vi volevo dire una notizia, non tornare di oggi, però per dirvi anche, faccio un po' la parte del papà o del mondo dei schiacciati. Si parla tanto di droghe e di altre cose. In Italia, vi ricordo, siamo 60 milioni e dice che fanno anche gli spot governativi, cose perfette, ma c'è una droga ancora più pesante che non è Facebook ed è l'alcol. In Italia ci sono 1 milione, quindi un sessantesimo della popolazione che ha gravi dipendenze e 3 milioni che sono a rischio. Quando ho detto tutte cifre, invece di fare le campagne, non prendere questo o quello, che va bene, è gravissimo, ma i casi sono molto inferiori, preoccupiamoci di non... Tra l'altro per noi, ve lo assicuro, se non avete i neuroni svegli, vi scordate di scrivere cose interessanti a livello di codice, quindi non aiuta assolutamente, ok? Ci rivediamo, marcia di mattina.